Allora, io vorrei completare questo quadro prima di dare poi la parola a Marisa e all'altro amico di Piemonte. Premetto che le cose che dico sono da un punto di vista parziale, come quello di ognuno di noi. Io ho partecipato al corteo di ieri partendo da Chiomonte, sono andato fino ad Esilles e, come la maggioranza dei cittadini che si sono messi in cammino, sono ritornato a Chiomonte vicino alla stazione, dove appunto c'è stata la conclusione tra virgolette ufficiale. La cosa che mi ha particolarmente colpito leggendo i giornali di stamane è che, nonostante noi con l'apertura del corteo avessimo questo striscione che vedete qui dietro di noi, che parla chiaro: la Valle di Susa esige rispetto, no TAV, no mafia, nonostante l'avessimo questo striscione esibito dando il tono del corteo fin dal primo mattino, e dopo di noi c'era un altro striscione ugualmente significativo a mani nude, a mani pulite, che non è mai stato ripreso da nessun giornale. Ecco, nonostante questo, questa mattina abbiamo assistito ad un indegno attacco mediatico al movimento TAV. In pratica il 95% della giornata è stato accantonato, non è stato raccontato, e ci si è fissati su un episodio che è quello appunto dell'assedio al cantiere. Dico ancora una cosa per completare il discorso: ho già dato ad alcuni questo foglio, questa la leggo perché non è potuto essere presente, è la testimonianza di Paolo Anselmo, che fa parte del gruppo dei cattolici per la vita della valle, che tra l'altro vi ricordo, se non avete fretta, alle 5 si riunisce davanti al checkpoint della polizia e continuerà la sua preghiera e il suo momento di meditazione. Scrive Paolo Anselmo, che tra l'altro, per chi non lo conosce, è il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Arbitri: oggi ho partecipato al corteo da Giaglione alla Maddalena con la spilla ben in evidenza, e la spilla che voi conoscete è quella con la Madonna del Rocciamelone, il TAV sovraimpresso. Sono arrivato al presidio e al nostro caro pilone senza particolari problemi. Mi sono subito recato al pilone per vedere in che condizioni era, brillava in tutto il suo splendore. Mi sono messo a pregare per tutti noi. I problemi sono sorti subito dopo, quando le forze dell'ordine, dietro le griglie e il filo spinato sul piazzale, hanno cominciato a sparare gas lacrimogeni ad altezza Duomo, ferendo molte persone. Stessa operazione hanno fatto dall'autostrada sulla gente inerme, anche con sputi e lanci di pietre. Erano black box in divisa questi? Io li chiamavo fino a qualche tempo fa cittadini in divisa, incomincio ad avere qualche dubbio. Vi era molto tensione per il comportamento disumano della polizia. Ogni tanto andavo dalla Madonna a pregare e a bagnare i fiori, tossendo e piangendo per i lacrimogeni. Che brutta cosa la guerra tra gente comune, perché i politici vogliono fare affari. Vi mando due foto della riconquista del pilone e del medesimo con lo sfondo della polizia che dall'alto lancia lacrimogeni per impegni di famiglia domani sera, eccetera. Dunque, questa è una cosa che ci tenevo a dire. Ma poi voglio dire una cosa, visto che qui la menano tanto sui centri sociali. Io invece voglio parlare dell'architetto antisociale che si chiama Mario Virano, e lo sottolineo questa dizione: è l'architetto antisociale che ha portato l'Italia e l'Europa in questo cul-de-sac, perché senza le sue menzogne, questo specialista, questo grande mentitore, noi non saremmo qui a raccontarci queste cose, ma il TAV sarebbe già bloccato da un pezzo. E grazie alla collusione di Ferentino e di altri imbecilli, noi siamo arrivati a questo punto. Con la militarizzazione della valle, è questo che ha gettato olio sul fuoco e che ha invitato tutta l'Italia a mobilitarsi per noi. È Mario Virano che li ha invitati, non noi li abbiamo chiamati. Voi vedete dal tono delle mie parole che sono indignato, sì, sono indignato, incazzato, come i greci e come gli spagnoli, ma voglio dire qualcosa di più, perché è gravissimo. Queste cose che vedete qui davanti, che poi il dottor Bono ci spiegherà anche cosa si potrà fare. Guardate che qui la Valle di Susa è di nuovo al centro di un crocevia pericolosissimo.
Perché come sta andando la Grecia, andrà l'Italia nell'autunno e sarà un autunno rovente. E loro vogliono testare sui valsusini i metodi di guerriglia interna contro di noi. Non siamo noi che vogliamo la guerra, la vogliono loro, perché sanno che se piegano la Valle di Susa, piegano l'Italia. Questo è il motivo per cui tutta l'Italia insorge, con metodi, ripeto, che devono essere pacifici e determinati. E noi, è questa la strada che il movimento voglio che prenda, che continui a tenere. Bravo. Quella di una battaglia pacifica e determinata. Bravo. E poi, scusatemi, ma di nuovo il dente batte sulla parte che fa male. Lassù alla Maddalena, dove abbiamo vissuto un mese stupendo, trasformando quel luogo in aula universitaria, portando una comunanza di vita, un'amicizia civile che andava oltre quegli steccati. Oggi è un lager, ma noi è qualcos'altro che volevamo. È qualcos'altro che volevamo fare lassù. E ve lo dico con un esempio. Tra le altre porcherie che hanno fatto questi, tra virgolette, cittadini, non so fino a che punto in divisa, oltre a lacerare le tende e a riempirle dei loro escrementi, sono arrivati al punto, ma di questo io sono fiero perché vuol dire che la filosofia conta ancora, di distruggere i libri di filosofia che io avevo portato a Pasquale, che nei momenti liberi discuteva con noi di filosofia. Ecco i soggetti, i Black Bloc della Maddalena. Hanno distrutto! Prendete nota e andate a leggere questi libri eversivi dei Black Bloc. I ricordi di Marco Aurelio, la lettera a Meneceo, la lettera a Meneceo di Epicuro e il Vangelo. Questi erano i libri su cui si preparavano gli eversori della Maddalena. Bene, io penso di non dover andare oltre perché molti hanno ancora altre cose da dire. Vi do l'appuntamento alle 17 per pregare, se ne avete ancora voglia, là davanti, perché la Chiesa è nelle strade e Gesù predicava nelle strade e quando è entrato nel Tempio è per rovesciare i mercanti. Ed è la cosa che vogliamo fare anche noi.